le motivazioni che hanno portato alla proclamazione dello stato di agitazione del comparto della scuola sono state illustrate dalle organizzazioni sindacali FLC-CGL, UIL Scuola, SNALS Confsal e Gilda nel corso di una conferenza stampa unitaria convocata davanti all'ufficio scolastico regionale. Le ragioni della mobilitazione e dell'avvio dello stato di agitazione derivano dall'inadeguatezza di risposte e posizioni da parte dell'attuale governo, che grava pesantemente sulla funzionalità della scuola e sul lavoro del personale scolastico. Mancate risposte relative al rinnovo del contratto collettivo, al tema delle relazioni sindacali, agli organici e alla stabilizzazione dei precari e del personale ATA. Contestualmente alle mobilitazioni andate in scena in tutto il paese, i sindacati nazionali hanno incontrato i rappresentanti del Ministero. In assenza di risposte concrete, di risultati soddisfacenti, si procederà alla proclamazione dello sciopero. La motivazione è unica, noi abbiamo bisogno di risposte e non di proclami. Ogni ministro quando si insedia fa tanti proclami rispetto all'importanza della scuola e all'importanza del suo personale. Ci dice come sia importante innalzare gli stipendi, come sia importante aumentare gli organici. Poi nei fatti tutto questo non si verifica e anche questa volta ci troviamo di fronte a una legge di bilancio che non stanzia le risorse per i rinnovi contrattuali. Noi abbiamo gli stipendi che sono i più bassi a livello europeo, non stanzia risorse per aumentare gli organici e non stabilizza i precari. Noi in Molise abbiamo circa 1500 precari tra docenti e ATA che attualmente reggono la scuola molisana. Non dobbiamo dimenticare poi le problematiche dell'organico Covid. In Molise abbiamo assunto 450 lavoratori che stanno contribuendo con la loro azione a mantenere aperte le scuole e aiutare in un contesto pandemico complicato come quello attuale. Il tema scuola statale pubblica non è preso con la giusta considerazione in questa legge di stabilità. C'erano degli impegni presi da parte del ministro Bianchi, ha firmato il patto per la scuola e abbiamo avuto modo di leggere quelle che sono l'allegato tecnico della legge finanziaria e non è rispettato nessuno di quegli impegni presi. Sono elementi oggettivi. Ho davanti a me un foglio che riepiloga quelle che sono le retribuzioni del personale della scuola. Questo non è di fonte sindacale. Come vedete, gli stipendi degli insegnanti italiani sono al penultimo posto. Questi sono dati oggettivi.